attimo. Presidente, allora c'è stato il consiglio di amministrazione, quali determinazioni sono state prese? Con molta fatica, con estrema fatica, il consiglio di amministrazione questa mattina ha deliberato la stagione teatrale per l'anno 2017-2018. Con estrema fatica, come troverete anche nei verbali, la situazione amministrativa dell'ente non è semplice, è ricca di sistemi complessi amministrativi, giudiziari e anche politici. È evidente che un consiglio che esita una stagione con un voto favorevole del presidente, un voto favorevole di un consigliere con delle riserve che sono state verbalizzate, e un'assenza di un altro consigliere, credo sia la quarta, chiedo ausilio al presidente del collegio dei revisori, è evidente che presenta delle spaccature, spero sanabili. Devo dire, perché sembra corretto dirlo, non siamo abituati a mettere la polvere sotto i divani, sotto i tappeti, per cui tutte le difficoltà sono evidenti nei verbali, diciamo, non si nasconde nulla. E una gestione del genere non è praticabile. Credo fermamente che ci sia la necessità che chi ha nelle istituzioni la rappresentanza politica di questo ente prenda le proprie responsabilità, si prenda le proprie responsabilità. Io, per senso di responsabilità delle istituzioni, ho accolto questo incarico. Con estremo senso di responsabilità condiviso col collegio dei revisori, stiamo continuando a portare avanti una barca con grandissima fatica, perché è una barca con tante falle, non ce lo nascondiamo. Conseguentemente queste falle vanno ripianate, perché le falle, è evidente, non possono, alla fine inficiano ovviamente l'andamento di qualunque nave, di qualunque barca. Che stagione sarà allora? Che stagione sarà? Questo lo racconteranno i direttori artistici. Questo è giusto che lo facciano loro. Sarà bella. Risentirà di questo clima, insomma, non positivo che si tocca con mano. Qualunque atto amministrativo, e tra l'altro mi chiedo perdono, ma veramente mi dà fastidio parlare di atti amministrativi in un teatro. Io sono qui dal 19 giugno, ho solo avuto l'opportunità importante di dover gestire atti amministrativi. L'ho fatto perché il senso di responsabilità ovviamente me lo impone, ma non si riesce a parlare di arte, non si riesce a parlare di arte in questo teatro. È ovvio che dentro ci sono una serie di fantasmi. Qualcuno, uno dei tecnici, uno dei primi giorni mi raccontava della leggenda di un fantasma all'interno del teatro. In realtà io credo lui si sbagliasse, lo dico sinceramente, credo ce ne siano molti di più, ma molti di più. E questi fantasmi condizionano quotidianamente la gestione dell'ente. Sempre per atto di responsabilità, io dico che ci sono due passaggi fondamentali, e quello che dico tra l'altro è condiviso con il collegio dei revisori, anche col sovrintendente, due passaggi fondamentali. Uno importante era quello dell'avvio della stagione, senza la quale la barca andava all'aria, è abbastanza evidente, ce lo siamo detti più volte. L'altro è l'equiparazione del personale, la procedura di equiparazione del personale. E questi due atti sono fondamentali. Nessuno, né io per primo, può immaginare di lasciare la barca in un momento così importante. Anche se forse in qualche caso lo meriterebbe. Detto questo, passato il primo scoglio della stagione e spero presto anche il passaggio in consiglio d'amministrazione dell'equiparazione del personale, io rimetterò il mandato. Ma lo farò per un motivo preciso, per quello al quale
mi sono appellato poco fa, cioè questa barca ha la necessità di essere governata e non può farlo il collegio dei revisori, ovviamente, che fa altro, e non può farlo neanche il presidente da solo, per cui o la barca funziona e funziona verso una direzione condivisa, ovviamente con la dialettica che i consigli meritano, nel caso di un consiglio a tre ovviamente è un po' più complicato, questo è evidente. Però è ovvio che devono esserci dei momenti di incontro del Consiglio che siano verso la direzione corretta, che non è quella del Presidente, è quella unica dell'interesse dell'ente, della gente che ci lavora, all'interno, all'esterno, della cittadinanza, di tutte quelle persone che abbiamo incontrato in questi mesi, e parlo delle sigle sindacali con i quali abbiamo riallacciato i rapporti, parlo degli artisti messinesi, parlo dell'università, parlo dell'autorità portuale con i quali abbiamo dei progetti in itinere, e credo che tutti quanti devono prendersi la propria responsabilità in questo percorso. Ma sotto il profilo economico in questo momento di cosa c'è bisogno affinché la stagione iniziata possa concludersi senza sorprese fino alla fine? Le mie parole, ve lo dico per certo perché le abbiamo condivise, sono anche quelle del sovrintendente, che in questo momento non è qui. In questo momento il sovrintendente è a Palermo, sta proprio in questo momento a colloqui con il presidente Crocetta. C'è una necessità fondamentale, quella di sbloccare il cosiddetto finanziamento FURS e dare respiro al teatro, che non ce l'ha. Viaggia con un respiro cortissimo, lo avete letto probabilmente nei verbali dei nostri revisori, e per cui la necessità è naturalmente quello di, ripeto, di dare stabilità al teatro attraverso il personale interno, esterno, la stagione, attraverso i finanziamenti pubblici. Noi ricordiamo, probabilmente già lo sanno tutti, questo è l'ente teatrale meno aiutato, diciamo così, economicamente dalla regione, e nel momento stesso in cui uno di questi finanziamenti viene messo in dubbio si va verso il baratro.